Ben trovati qui sul canale Geek Island con me Audrey, a.k.a. la Valchiria Ansiosa. Nonostante le contrastanti recensioni che ha beccato, anche poco contrastanti, diciamoci la verità, micidiali recensioni che sta avendo questo titolo, io ho deciso di portare un altro gameplay. Vi giuro, non vi tedierò tantissimo, faremo una mezz'oretta insieme e continueremo ad andare un po' avanti in questo titolo per vedere se è effettivamente così tanto terribile come si dica. Ci vediamo nella schermata di gioco. Rieccoci con Redfall. Come avete visto, ho cambiato il livello di difficoltà, si può cambiare tranquillamente prima di iniziare a giocare. E avevo messo quello più facile all'inizio. Vediamo un po' com'è Crepuscolo e continuo con Layla, anche se come potete vedere seleziono eroe ci porta con la possibilità di poter scegliere un nuovo eroe. Si preme qui, si sceglie il nuovo eroe. Andiamo a vedere un po' cosa dobbiamo fare. Allora, ricordo, per l'uso dei loghi di elicotteri sono schiantati cerca di scorte. Ok, perfetto. Dobbiamo recuperare delle scorte per... Sì. Sì. Che sussurra, anche quando è spenta, perfino si è scollegata. Ma devi parlarmi con sta mano davanti. Chissà se la tipa con tutte le armi me ne fa toccare una. Ciao, 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 ciao. Siamo alla larga da questa bambina. Non preferisco. Ok. Allora, sulla mappa penso che ci siano eccoli lì, i luoghi dove si sono schiantati gli elicotteri. Allora, noi adesso andiamo dritto per dritto. Se qualcuno mi conosce da Twitch, sa che io con le mappe faccio veramente schifo. Ho un senso dell'orientamento pari a Ryoga di Ranma. Per chi è troppo giovane per saperlo, vado a cercarlo. Ma non fatemelo notare nei commenti, sennò poi mi sento troppo vecchio. E andremo dritti per dritti e poi ci lanceremo dal ponte. Basta, ho deciso, faremo così. Vale, così non rischiamo di perderci. Cos'è qua? No, lore, lore. Noi di solito saltiamo lore e tutorial. E poi ci troviamo che non capiamo un cazzo e moriamo da tutte le parti. In teoria siamo alla luce del sole. Ergo, se ho capito bene il gioco, abbiamo che fa dei vampiri, non dovremmo avere grossi problemi ad incont se incontriamo vampiri e similar. Lei è... Là. Là. Ah, posso. Dov'è, signora? Oh, la Madonna. Vabbè, anch'io però mi presento uno scontro tra pistole con un fucile a pompa. Aspetta che ce n'è ancora uno che sta parlando. Vabbè, arrivederci. Totalmente opzionale ucciderli o non ucciderli, ma nel dubbio... Togliamoci dalle balle qualsiasi problema e sistemiamola così. Quello è un vampiro, uno zombie, che cazzo è? Aspetta, 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 aspetta. Che tossite tutti? Che cazzo c'avete? Aspetta, si può fare un colpo da dietro? C'è qualcuno che non dovrebbe essere qui? Lo so. Non è che volessi, è che... Non voglio raccogliere se... Non posso? L'ho covacciato, non posso raccogliere. No, spegni. No, spegni. No, vabbè. Sono tutte queste robe che voi vedete che noi troviamo. Che però non le potete vedere perché sono dietro di me. Aspettate. Adesso mi sposto velocemente così là. Magia. E che vedete, che adesso poi fa vi farò vedere. Praticamente non posso, sono piena, va bene. Diventano praticamente, vedete, diventano soldi che vanno nel nostro inventario. Poi questo stava da solo. Allora, c'è il viaggio veloce tra i luoghi storici. Ok, era necessario, sto sa. Io ho una quest da fare, però come fai a... Luogo scoperto, ok. Supper Club di Shade. Che cos'è qua? No. Le cose rosse se le facciamo esplodere fanno... Kaboom! L'ho scoperto. Ah no, no, questa fa male, questa fa male, questa fa male. Va bene, possiamo viaggiare rapidamente qui. E che fai? Non lo usi un grimaldello sul bagagliaio della polizia? Ale. Posso.
Sento una musica che mi sta preoccupando, però. Mi dà fastidio che non ci sia una comparazione, tra le armi, però vabbè. Poi andremo a vedere, però mi sa che verde è better, cioè giallo better than verde. Quindi ci terremo quello. Poi se così non fosse, fatemelo sapere nei commenti. Quanto sono distante da dove devo arrivare? No, ok. La mappa non mi sembra immensa. Quindi anche qui ho qualche rimostranza. Nanni. Allora, possiamo lanciarci da qua? Apparentemente sì, ma non è stata una grandissima idea. Non è stata una grandissima idea. Let's go. Però siamo arrivati velocemente sul luogo dove è caduto l'elicottero. Uno poi dice, vedi, tante volte. Potevo scendere da lì. Ok. Vabbè. Non fate come ho fatto io, tradotto. Quest'elicottero dove si è schiantato? Se cado da... Ok, questa è una caduta controllata. Ok. Isola del Biancospino. Il biancospino solitamente serve a calmare, aiuta le funzioni cardiache. Non credo che questo sia il caso. Quest'elicottero, dove cavolo sta? Ah, qui, ok, perfetto, ok. Andiamo lì? No, andiamoci, andiamo all'elicottero. Lì c'è una casa chiusa, non di quelle che speriamo, ragazzi. E suppongo si possa aprire col grimardello. Non ho capito se sì, i grimardelli posso craftarli. Sto andando dalla parte giusta. Oddio, santo mio, veramente. Cioè. Se possiamo craftarli o devo trovarli in giro e acquistarli. Questa è una cosa che non sono ancora riuscita a capire. Come anche come salire nel luogo dove si è schiantato sto benedetto elicottero, che spero che lei riesca a saltare. No. Ok. Vi ho promesso mezz'ora di gameplay, ma potrebbe essere mezz'ora in cui cerchiamo di... Zitti, va. Non so se fosse il modo giusto per farlo, ma... c'è qualcuno. Ma va. Sti cazzi ce lo metti a posto, Ale. No, 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 non chiamare aiuto. Allora, gli umani non sono così tanto. Sì, prendi tutto. Non adesso. Non adesso. Oh, la madonna. Che tre? Gli umani non sono tanto. Cioè, non fanno impensierire tantissimo perché non è che. Cioè, vedete, non è che si muovano. Oh, là. Calmino. Non è che si muovono tantissimo o fanno chissà cosa. Meno male, spari dritto per dritto e te la sei cavata. I vampiri invece schivano, si lanciano. Oh là, salve. Io ho aumentato la difficoltà, eh. Ora. Non possiamo aprirla. Stai calmo! Guardate. Là, mentre ricarico. Ok. C'è sempre questo fatto che noi abbiamo un nemico in comune, però decidiamo ovviamente... Che sta dicendo, signora? Ma a me servono le... Se può spegnere, no. Ci sono delle scorte da recuperare. Forse posso tendere un'imboscata ai fanatici. Ah, però devo ancora raggiungere l'altro elicottero. Premi G per contrassegnare un punto verso cui stai mirando. Il punto sarà visibile a tutti i membri della squadra. Questa missione è molto utile se le situazioni in cui si intera la squadra raggiunge il luogo. Sì, vabbè, ok, perfetto, grazie, ben gentile. Il fatto che non scompaiano da sole, però. Prendiamo tutto. Prendi tutto, siamo pieni. Ok. Abbiamo una pistola super fighissima, apparentemente. Che andiamo a equipaggiare subito. Perché? Ma è quella super fighissima? Sì. Questo è piano.
Io raccatto tutto, ragazzi, nei giochi, per chi non lo sapesse. Vabbè, non c'è un cazzo qua, sostanzialmente. Rifugio. Ah, vero, dobbiamo aprire un altro. Vabbè, non c'è nulla, qui c'è l'edificio storico, adesso andiamo in quel rifugio lì, proviamo ad aprire questo rifugio. Sì. Sento la paura, la mia, sicuro. Ah, aspetta. Kit cablaggio. Raccolto ma non equipaggiato. Pallettoni ripiegabili, incomparabile. Beh, mettiamo questo livello 2. Però comunque non era quello che stavamo cercando. Cioè, questo ho sprecato un kit di cablaggio per aprire questa cosa. Ma non. Così, nel dubbio. No, te la puoi tenere, ma le munizioni me le prendo. Suppongo bisogna andare dall'altro elicottero, che di là c'è anche una cassa. Nel mentre andiamo a sbloccare. No, no, no. Andiamo a sbloccare anche l'altro rifugio. Perché io pensavo fosse una persona. Nel. Non andare nel rosso. Ok. Ma vai, Mona. Io non ce la posso fare così. Allora. Sempre perché ci perdiamo facilmente. Devo aprire la mappa un continuo. Perché la minimappa mi dà solamente la cassa di scorte, ma non mi dà il rifugio dove volevo provare ad andare a sbloccare. Perché mi aveva chiamato la reverenda Eva. Voi non sapete, ma mi si era bloccato. Cioè, aia! Mi si era bloccato a un certo punto BS, tutta la registrazione che ho fatto prima. E la reverenda. O il reverendo Eva, io preferisco, praticamente mi ha detto di trovare altri rifugi per i superstiti. E quindi noi adesso uniamo l'utile al dilettevole. Perché fai, te ne privi? Foto di carta igienica? Che cazzo fa? Ho preso un botto di Questa roba. città era morta di sera. Siamo a sera. Ottimo, grande. Quando si svegliano i vampiri. Cerchiamo sto rifugio un attimo. Che a questo, eccolo lì. Velocissimi, velocissimi, sento rumore alle mie spalle, non mi piace. Oh, guarda che bella casetta. Questa? No. È dietro? È tipo un rifugio, ma prima dobbiamo renderlo sicuro. Tradotto, mirare ai vampiri, giusto, farlo bene. Vabbè, facciamo così, dai. Mi faccio un cazzo con sto coso. Dov'è il mio bel fucile a pompa? Oh, Ale. Risolve sempre tutto il fucile a pompa. Fanculo voi, fanculo questo casino. No, c'ho controllo. Queste ci alzano leggermente. Vedete le patatine, queste cose qua da mangiare che ne possiamo trovare. Ci alzano di poco la vita, però. Trovandoli in giro magari ci permettono di non dover utilizzare i kit medici che per adesso devo dire la verità li ho trovati a iosa, però. Mazza che casetta c'ha questo. Sono diventato un vampiro pure lui, no? Vediamo un po', l'abbiamo reso. Manca la corrente. I soliti fusibili di merda. Come faccio a mettere a ripristinare la corrente qua? C'è un cazzo qui? Qui non c'è un cazzo? Non mi dire. Come risalgo? Porca troia. Vedo qualcosa che sflasha, quindi do per scontato che. No. No. Se sentite vibrare, mi stanno chiamando come al solito uno dei soliti call center che vuole vendermi qualcosa che. Ale?
Torquemada ha costato re. Ma allora, decidiamoci. Ok, ci stanno facendo un culo della Madonna. No, il vampiro si è giusto. Ma scusa, ma c'è il vampiro là sotto. Pensa a sparare a me. Ma pensa a sparare a sto benedetto vampiro. Dov'è? Devo ricaricare. No, c'è pure la roba rossa. Ale, tutto. Tutto si è together. Eh sì, più o meno. Se mi dai tempo di ricaricare, gentilmente. Oh signor, questo è stato brutto. Cioè, quel rincoglionito, invece di sparare a me, ma spara al vampiro, è un nemico in comune. Signor benedetto, guarda, ti giuro, io non sono deficiente. Io poi sono venuta qua, ma mica sono sicura che quelle torrette del cacchio. Vabbè. Oh signor... Io mi devo fare i cazzi miei. Ok, siamo ripartiti da qua però. Ma cos'è questo? Io devo farmi i cazzi miei. Cazzi miei. No, non è possibile perché volevo ovviamente. C'è la data però quella quest lì già fatta. Quindi in realtà noi potremmo tentare di andare a questo benedetto rifugio che dovrebbe essere... Non è questo. Però scendiamo da qua comunque. Forse piano, lentamente, gentilmente, con delicatezza. Prima avevo fatto un salto. Il rifugio dovrebbe essere il seguente. No, non era qui. Sto tornando a quella cosa storica del mio Dio, la mia capacità di... Allora. Andiamo di qua. Dobbiamo andare di qua, di qua, di qua. Quello sarebbe il rifugio, che però non ha corrente, quindi noi proviamo a metterlo da qui. Quello che non capisco è se i nemici adesso sono riapparsi o... Sono riapparsi, sento parlare. E c'è anche un vampiro, a dire il vero. Ho preso colpo. Ecco, ma fatevi fuori tra voi, grazie. Invece di mettere me in mezzo. Siamo pure notturne, i vampiri sono più forti. Ovviamente io userò questo perché è la cosa più forte che ho. No, 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 stai calmo, Arturo. Sono in due, ottimo. No, no, fatti i cazzi tuoi. Come si schiva in questo gioco? Non mi ricordo. No, aspetta, 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 aspetta. Se ne leva almeno uno dalle balle. Adesso c'è l'altro. Ma muori, per favore. Che ansia, mamma mia, ragazzi. Non droppare un cavolo. Ok, allora, qui c'era... Non c'è più niente, ok. Oppela, fucile di precisione. Quanti ce n'è? E posso spostarmi? No, guarda, guarda solo da una parte, non si muove. Ok, tutto a posto. Oppela, giusto per farci del danno gratuito, come se loro già non ce ne facessero abbastanza. Scherzo. Ginocchia andate. Si può salire qua? Sì. Come ristabilisco la corrente? Ma che cazzo hanno fatto questi qua? Posso appendere? Yeah. Just... No, dai, mi sono incassato. No, ok. Hai bisogno di me. Sì, vorrei sapere come ristabilire la corrente. Se lei è... pratico. Non ho più pari idea di come ristabilire la corrente al rifugio. Non è questa la nostra quest principale, ripeto, dobbiamo andare all'altro elicottero. Però non mi dispiacerebbe
capire come andare di là, cioè come attaccare la corrente qua. No, 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 un attimo, stia calmo, stia calmo. Adesso scopriamo che era tutto qua, dovevo... Sì. Mi cazzo come la iena, guarda. Ce ne sono altri. Dove? Chi? Di cosa? No, vabbè, allora prendetevela col vampiro, dai, ragazzi, nemico comune, su! Cioè, ragazzi, siamo fuori di coccia, siete. Siete fuori di coccia, siete. Tu cosa sei? Vampiro, 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 vampiro. Madonna, madonna. No, ma fatti cazzi, dove? Ma dai, spari al vampiro! No, ragazzi, siete dei deficienti, dai. Siete dei deficienti. No, 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 non riesco a trafiggerlo, no! Ma vabbè, io ho a che fare con gli imbecilli, ho a che fare con gli imbecilli. Cioè, porco Giuda, c'è il vampiro, ammazziamo il vampiro tutti insieme, no! Io sto odiando questo gioco, lo sto odiando, non ha senso, non ha senso. C'è il nemico comune, cazzo! Potremmo essere anche di due cose diverse. Aspetta, ma se qua ci vuole un'ombra, sono da parte del vampiro, non mi ricordo. Sta arrivando il vampiro di turno a rompere i coglioni, sì. Puoi rimanere là, stai lì! Tu lì, io qui! Quindi si fa i cazzi suoi. Che miseria, ragazzi, oh. Se usciamo dal loro campo visivo. Lo sa, l'ho vista. Ho visto. La voglio fare stealth, però poi dopo io perdo la pazienza. Andiamo a farci il vampiro là sopra. Che non è più... Madonna! Vabbè, ma che rosa ha sto coso! Dai, mannaggia! Sì, guarda! Mi ha strappato le palle, do. Eh sì, aspetta! Vorrei farlo. Se me lo consente. Ora, fuggiamo fortissimo perché già ho capito che la situazione sta mettendo malissimo. Curiamoci. E ora dobbiamo avere a che fare con gli umani perché non spaccano il cazzo solo i vampiri, spaccano il cazzo anche gli umani in questo gioco. Cazzo. Ma dov'è? Mi ha tirato una molotov. Ma dov'è sta figliadina grandissima? No, non ho sentito la... Non capisco da dove mi stanno sparando. Questa cosa mi sta innervosendo. Ma io sono deficiente. Coglioni. Non mi rompere le palle, guarda. Stai zitto, stai zitto. Mi dà compiacenza di stare zitto. Ale. Ho sbloccato il rifugio. Evviva! Adesso troveremo un popolatissimo di gente. Sì. Ma no, volevo spegnerla, fai te. Sì, eh? Missione rifugio. Te pareva a te. Con il tuo spirito. Come promesso, rifugio e chiudiamo. Vabbè, a parte la mia incapacità totale di giocare a questi giochi, come avrete potuto vedere, ma vabbè, stendiamo un velo pietoso. Il gioco non è forzatamente difficile, non è che comporti chissà che cosa, tolto l'incapacità così. Però già la difficoltà a Crepuscolo, per esempio, mi ha dato qualche piccolo problema. L'ho fatta in stealth, è andata molto meglio. Le missioni forse è meglio farle di mattino quando i vampiri non rompano le balle, ma di base diciamo è bello, ma
capolavoro? No. Ad ora non mi sento quasi di poter dare qualche commento proprio super cattivo, però non c'è niente che mi faccia attaccare a questo gioco. C'è un genere che mi fa dire wow, che giocone, voglio continuare ad andare avanti con la storia, oppure wow, che figo, non vedo l'ora di andare avanti, come magari mi è capitato con titoli come Fallout, Prey, giusto per citarne alcuni, giusto perché abbiamo l'etichetta Bethesda. Quindi non so dirvi. Adesso vi ho fatto vedere sia in diurna che in notturna, vi ho fatto vedere come ci si incazza su questo gioco e come si sblocca un rifugio. Suppongo non tutti bisogna dare, non a tutti bisogna dare elettricità, ma non lo so, se fosse così, peggio mi sento perché allora è una ripetizione continua. Terzo episodio settimana prossima, non lo so, vedremo, ci devo pensare, ammetto. Per adesso vi dico che il gioco non è malaccio. Ma non è il gioco che mi aspettavo e non è un gioco che mi ci fa attaccare. Devo provarlo in coop e probabilmente settimana prossima, sto già cercando di radunare altri poveri sprovveduti, settimana prossima si tenta la carta coop, vediamo che magari in coop è più divertente. Vi prego sempre di non fare caso al super casino che c'è alle mie spalle perché ultimamente siamo in... Stiamo spostando, stiamo facendo, quindi c'è un po' di bordello in più. E con questa bellissima cosa alle mie spalle potete vedere di tutto e di più. Con questo bordello e la mia persona, ci vediamo giovedì prossimo, forse col gameplay, terzo gameplay di Redfall in coop. Per adesso io mi fermo qui, vado a scaricare la mia rabbia su il pupazzetto gonfiabile di Sasha, o Geek, a.k.a. Geek, che ho di là, così è tutta la mia rabbia. E ci vediamo al prossimo gameplay. Non dirò bella. Ciao ragazzi.